Ciao a tutti ragazzi, io sono Matt e ben ritrovati su Dark Souls 2. Allora, eravamo rimasti alla foresta dei giganti perduti, o così mi sembra che si chiamasse, e praticamente... Ah, mi sembrava una scala, infatti non mi tornavano i conti, ho detto, ma le scale non ce n'erano. Allora, sì, eccola qui la scala che dovevamo prendere. Com'è che saliva in fretta? Ah, eccolo qua. Allora, spero che comunque la programmazione di questa settimana vi sia piaciuta, anche perché sono riuscito almeno a tenerla fino alla fine, almeno fino a questa settimana sono riuscito a tenerla, poi vedremo le prossime. Intanto quella luce è accesa, di solito era spenta. Ma non è che c'è tipo qualche parete nascosta? Tipo qualche segreto? No, eh? No? No. Ok. Allora, me lo ricordavo male. Allora, come cazzo correvi col cerchio? E saltavi così, perfetto. Cioè, tra usando Metal Gear 5 e Dark Souls e Metal Gear 1, ogni tanto i tasti me li dimentico. Dove cazzo sei tu? Ah, in due siete. Figli di puttana. Uno, due e tre. Dai, manchi tu, manchi solo tu. Cioè, già scappati pure il backstab, ma te ne rendi conto di quanto sei idiota? Ok, vediamo che cosa ha ad offrirci questo forziere. Tanto l'illuminazione di Dark Souls spettacolare. La luce sta lì, un angolo di luce anche qui, vabbè, ma quelli sono piccoli dettagli grafici. Molto belli. Allora, qui avevamo già ucciso il tipo che rompeva le scatole con l'armatura da tartaruga. Qui vediamo che cosa c'era. Ok, lì bisogna andare dopo. Vediamo se... Il rumore del mare, che bello. No, comunque graficamente Dark Souls 2 e Dark Souls in generale spacca i culi a molti giochi, eh. Che cazzo! Domani l'anno prossimo 1 e 2, morto. Che dove cazzo sto andando? Scusa, dove cazzo stavo andando? Sono tipo corsi via. Oh, ma la smetti. Muori. Devo vedere dove cazzo sono andati gli altri. Mamma, siete normali. Ma che cazzo? Boh, così. Partono in quarta. Pensando che si... Boh. Io sinceramente ancora non l'ho capita questa... Oggetto a rischio, cazzo. Mi tocca usare la spada lunga di fuoco. Tu mi hai dato? No, volevo l'armatura del soldato vuoto. Non mi interessa, però va bene. Allora, proseguiamo verso la nostra strada. Altri ce ne sono qui? No. Lì sopra non mi ricordo, forse non c'era niente. Ah no, sì che c'era qualcosa, infatti mi ricordavo bene. Ok. Ah, l'unica pecca di Dark Souls 2 forse sono gli utilizzi delle armi. Perché comunque sia... Sento rumori di gente. Oh! Porco... Bastardo! Mi stavo per uscire un bestemmio. Ma scusa, da dove cazzo ne sei uscito tu? Ma non c'eri, da dove cazzo ne sei smucato? Forse era lì dietro, non l'ho visto. Sì, come no. Sì, come no. Sì, come no. Sì, come no. Stavo per prendermi un'ammazzata di quelle gigantissime, gigantormiche. Allora, a meno che non fosse qui sopra.
Io non l'ho visto. Certo che con Scholar hanno cambiato talmente tante cose che molte. Ecco, sta per arrivare un altro. Un altro. Un altro. Bastardi! Pezzi di merda! Erano in quattro! Che cazzo? Porca puttana! Allora, voi non mi interessate, ciao, è stato un piacere. No, Peter è sparito. Ah, non c'è più. Vabbè. Voi rimanete lì, sì, ok, perfetto. E allora, vediamo di fare la stessa cosa che abbiamo fatto l'altra volta. Non siete bastarde, figlie di una buona donna, non siete esplose. Come? Ha colpito i barili e non sono esploso. Dai, non moriamo in futili cazzate. Ok. Quelli lì? Sì, quelli se la stanno prendendo ancora con l'albero. O col gigante che è ancora addormentato. Uno, due, tre. Ancora vivo, sì. Ora non più. Tra l'altro c'ho un lanciere dietro. Hanno aumentato i nemici, non è che hanno fatto chissà che cosa, eh. Cioè, almeno per il momento mi sembra di vedere questo. Non è che hanno aumentato chissà cosa. Hanno giusto aumentato i nemici e basta, e ciccia. Cioè, non è che abbiano fatto chissà che cosa. Tanto laghino. Allora, quegli stronzi erano lì su. Lì ho già preso quello che dovevo prendere. Ehi tu stronzo, muovi il culo. Uno, due e tre. Ma Dio. Ma mi attacchi, io sono 200 metri più lontano, ma vabbè. Uno, due e tre. Ah, sei riuscito a proteggerti, brutto stronzo. Olè. Questo è un attacco speciale. Tanto devo recuperare quelle anime. Allora, quello stronzo dov'era? Perché io prima non l'ho visto. Allora, ah, eccolo dov'era, bastardo. Qua recuperiamo le nostre anime. E tu stronzo, ora ti ho visto. Ma come ho fatto a non vederlo? Era lì. Bah, vabbè. Certo che ora affrontare sti stronzi con questo qui in mezzo. Vabbè che fa beccarne più di una alla volta, però. Meno 2, meno 3, meno 4 e olè. Perché non c'è il fuoco amico per loro? Cazzarola, ha preso una sventola abbastanza grande. Oh. Ecco, vedi di morire. Curati velocemente. Olè, bravo. Agliaiaiaiaia. E 4. 1, 2 e 3. Muori. Nel fuoco dell'inferno fatto. Allora, coltello lancio. Da lancio, coltello lancio. Che cazzo vuol dire coltello lancio? Allora, vediamo un po'. Lì sono già andato. Qui. Tanto ancora boss non ce ne sono. Allora, vediamo un po'. Qui dietro, se non sbaglio, c'era. A parte tu che fai finta di essere addormentato. Qui, se non sbaglio, c'era una lucertolina. Piccina picciò. No? Non c'è. C'era però, io mi ricordo che c'era. Di quelle che ti davano la titanite. Ma forse mi ricordo male. Dammi, freccia di fuoco, perfetto. E possiamo scendere giù ad affrontare il nostro primo boss. Allora, io direi di tornare umani. Dato che quella morte idiota che ho fatto, potevo anche risparmiarmela.
Ok. Very good. E ora possiamo andare. Ci sono due simboli di evocazione. Uno e due. Ma non era solo uno. Luet il mercenario. Scusi, tu da dove cazzo ne sei uscito? Vabbè. Vabbè, Pate, lo sapevo. Ma Luet mica c'era prima. Cazzo, stai pregando il sole? Ah, pensavo che mi volesse attaccare, eh. Andiamo, dai. Primo boss. Ah, no, so, 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 so. Ok, l'ultimo gigante. Perfetto. Uno, due e tre. Ora, io non mi ricordo una virgola del pattern di questo stronzo, ma comunque quelli sono dettagli. Uno. Dai. Chissà se hanno cambiato qualcosa anche dei pattern dei boss. Chissà, magari è troppo sperarlo. Ma per il momento non sta mirando a me, quindi chi se ne frega. Oh, ma non mi ha preso! Oh, non facciamo gli stronzi. Aia, aia, aia. No, no, non prendertela con me. Prendetela con loro, sono loro che ti stanno attaccando. Vedi, io sono lontano. Ok, 1, 2, 3, 4. Dai, dai, dai. No, 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 non romperti. Ok, cosa gli faccio con la... So. Allora, com'è che si metteva due mani? Ogni tanto mi dimentico i tasti. 25. Aia, cazzarola, questo ha fatto male. Ma il fuoco in teoria dovrebbe tipo distruggerlo. È tutto fatto di legna. Non fare questi scherzi. Bevi. No, 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 non fare lo stronzo, eh. Ecco. Muori. Addio. Ciao, ciao fantasmi. Chiave del soldato. Vabbè, adesso avremo accesso a nuove aree del gioco. Allora, qui non c'è niente di nascosto? Magari qualche aggiunta che hanno fatto e che io non conosco? No, non sembra. Allora ragazzi, direi che per il momento è tutto. Con il primo boss noi ci salutiamo e ci vediamo alla prossima puntata di Dark Souls 2. Alla prossima.